Allora, questa che vi faccio vedere invece è Tor Sapienza, la vedete? La vedete? Alla periferia di Roma, una realtà di questo paese. Sapete perché vi dico realtà? Perché per 20 anni, quanti anni sono 20 anni? Abbiamo pensato che la politica, la realtà fossero i dibattiti politici nei talk show. Lo capite che per decenni i politici italiani si sono occupati solo del palazzo e hanno completamente trascurato i palazzi. In questi giorni abbiamo visto molte periferie, no? I nostri politici sono una specie strana, vedi? I nostri politici sono bestiali, si fiutano il pericolo distinto, tendono a tenersi alla larga, no? Ma se vedono una lucina accesa, rossa, sopra una telecamera, impazziscono, vengono attratti come le falene, non so. Arrivano a sciami, no? Si sono visti più politici a Tor Sapienza in 3 giorni che in Parlamento nelle ultime 3 legislature. Se la lucina rossa delle telecamere desse la scossa come per le zanzare, si dimezzerebbero i parlamentari senza nemmeno riforme costituzionali. Onorevole, vuole lasciare un'intervista? Certamente! Dunque, una gita a Tor Sapienza questa settimana non se l'è negata nessuno. Come meta era più ambita di Sharm el Sheikh. Invece che andare a fare snorkeling, sono andate a fare speculating, che è bellissima attività. È un tipico esempio di turismo elettorale. Dunque, il primo ad arrivare è stato lui, il classico portatore di pace sociale. Mario Borghezio. Quando arriva Mario Borghezio in un luogo di conflitto, anche il più caldo, generalmente rasserena tutto. Non so come faccia, lui trova sempre i modi giusti per ogni situazione. Sentite queste parole, se non sembrano uscite dal cuore di Madre Teresa di Calcuzza. Di Calcuzza, sì. Tor Sapienza, Borghezio, marceremo su Roma e perlustreremo campi rom. Questo buonismo di merda ha nauseato i cittadini romani. Io mi domando, con tutti gli sgomberi che si fanno in questo paese, qualcuno che ci sgomberi dalle balle lui non lo si trova. La Lega marcia su Roma. Guarda che alle volte basta una virgola, eh. La Lega marcia su Roma. È un problema di intonazioni, guardate che è bellissimo. Un'altra che ha cavalcato Tor di Sapienza è lei, Giorgia Meloni. Qualche maligno sostiene, pare che dietro la protesta ci sia la sua regia. Io non ci credo, però qui è col megafono. Sta dicendo ciak, motore, bastone. No, io sto scherzando, non ci credo, figurati se a Tor Sapienza c'erano anche i fascisti, dai, ma questo non... Vabbè, magari qualcuno, dai, qualche curioso c'era. Io questa qua l'ho già detta martedì da Floris, ma la devo ripetere perché è più forte di me, a manifestare per la chiusura del centro per i rifugiati di Tor Sapienza ci è andato anche Alemanno, che era il sindaco che l'aveva aperto. Questo è molto di più che cavalcare la tigre. Questo è cavalcarla da sotto, aggrappata ai coglioni. A proposito di tigri, guarda chi c'è andato, l'altro che c'è andato. Sindaco di Roma, Ignazio Marino. Marino è così popolare nella sua città che gli hanno anche intitolato un nuovo colle di Roma. Col cazzo che ti rivotiamo. Anche, no, aspetta, dai. Perché anche il Movimento 5 Stelle non si è fatto scappare l'occasione di Tor Sapienza. Era troppo forte il richiamo delle luci della rivolta. Ci hanno mandato lei, la senatrice Paola Taverna, del quartiere Quarticciolo, un'altra periferia romana. Tutti gli altri politici in fondo li hanno trattati con diffidenza, ma lei no. Lei è stata accolta come una di loro. Guardate questo video, guardatevelo.
Non vogliamo esponenti politici. Perché sono esponenti politici? E mo' io metto 5 stelle che ha la Caritas. Ma che io da qualche scuola vengo a fare politica per farmi i cazzi miei o per i soldi? Ma perché, ma scusa un attimo, ma fino a lunedì, ma dove stavi? Ma io non dove stavo, ma stavo là. Va bene, io voglio la gente dei quartisciolo, io non voglio un esponente. Ma io so la gente dei quartisciolo. Ma tu sei Movimento 5 Stelle. Ma perché quando non viene, qua è stata cacciata via Meloni, Borghezio, qua non volevamo politica. Io non so politica. Non volevamo accattonaccio da voi. Non so politica. Non volevamo accattonaccio. Faccio da voti noi qua, capito? Io non so politica, io non so politica. Ora io capisco i disagi dei cittadini di Tor Sapienza, per carità, però anche le parole, guardate che hanno un peso. Offendere così una povera concittadina è veramente ingiusto. Non puoi dire alla taverna che è un politico. Tutta la mia solidarietà a Paola Taverna. Lei è una cittadina, è andata lì come cittadina. Io addirittura volevo scriverle privatamente, ho cercato la sua pagina Facebook e l'ho trovata. Paola Taverna. Politico! E vai! C'è altro da aggiungere? Vogliamo aggiungere altro? Ma porca puttana. Guarda che essere politici non è una vergogna. No. Io su Facebook, politico. Guarda, io non so politica, non so politica. Ma stai tranquilla, sì, sei un politico. Si può fare buona politica o cattiva politica. Non ti vergognare, no? Comunque, ragazzi, chi non vedrete mai nelle zone alluvionate, in fabbriche occupate, in periferie degradate, è lui, il nostro meraviglioso. Ragazzi, guardate che lui nelle zone disagiate non ci va. Ma non perché non vuole cavalcare il disagio, no, no, a lui il disagio gli sta sui coglioni, gli fa proprio schifo. Sto scherzando, non è andato perché aveva un buon motivo. Renzi ha dovuto fare una scelta difficile, stare nelle periferie accanto a coloro che hanno problemi reali o stare direttamente accanto ai reali. E lui ha scelto i reali, e qui è con la regina Letizia ed il re di Spagna Felipe VI di Borbone. D'altra parte, potendo scegliere tra Barboni e Borboni, obiettivamente. Guardate, lui nelle zone disagiate ci può capitare solo se gli si rompe il navigatore, insieme alla centralina elettronica e gli si bucano le gomme.